Quindi attendiamo solo il fischio del direttore di gara e poi daremo il via a questa giornata. Ed è iniziata Clivese Folgore Caratese per la 30ª giornata del campionato di Serie D, girone B. Ha regalato lui 3 punti alla Clivese che gli hanno permesso di arrivare a quota 36. Posizione qui a Saccon e il pallone che finisce in rete. Abbiamo detto che quest'oggi bisogna anche cercare di gestire questi rimbalzi, questa gestione del pallone causa campo in pessime condizioni e qui il pallone che ha preso un rimbalzo strano, Saccon si è fatto prendere in contropiede con la palla che in qualche modo, non saprei come altro definire questo episodio, il pallone che è finito in rete, andrà con la rimessa a lungo dentro l'area di rigore. Kladar la prolunga in mezzo dove c'è Zudas che c'era sì arrivato ma non ha trovato lo specchio della porta, anzi si trattava di Erichiello. Attenzione a questo rimbalzo, Tobanelli qui non riesce a intervenire, Saccon deve uscire, stavolta Mura però la palla ancora in favore della Folgore, un dribbling, il tiro e qui si mangia Panatti il raddoppio a porta sguarnita anche se c'erano Tobanelli, un altro difensore della Clivense a difesa della propria porta con Saccon che era uscito a murare il primo intervento. Qui Panatti poi per fortuna della Clivense ha mandato fuori da ottima posizione. Quando siamo al 26esimo di questo primo tempo, Folgore Caratese avanti 1-0. Il marcatore lo vedremo dopo. Traversone dentro, cada di testa, la girata e ci arriva Viscovo. Era uscito qui il difensore della Clivense a trovare il pertugio giusto, però non si fa sorprendere centralmente il portiere della Folgore. Abbiamo ricostruito appunto l'azione del gol, appunto la rimessa laterale della Clivense. Nel frattempo è riniziato il secondo tempo fra Clivense e Folgore Caratese. Lancio lungo, cercare lo scatto di Erichiello. Entra in aria, Erichiello è buona! E Viscovo qui in uscita mura tutto. Bellissimo questo pallone di Milankovic per Richiello. Uno contro uno con Tobanelli. Il tunnel però qui a Tobanelli e poi Saccon riesce a intervenire. Grande chiusura qua da parte di Saccon. Tutto nato da un fallo non fischiato in favore di Zutas. Kladar prova a prolungarla dentro al mezzo all'area. Richiello di tacco, la mette giù per Sissé. Spaccata quasi un difensore della Folgore a murare tutto, poi arriva Kocic in porta, Viscovo, Kladar era però fuori gioco, era però fuori gioco, si era alzata la bandierina, qui Kladar non aveva trovato lo specchio della porta, passa col Ferrai con la Corbo però non è dentro, si allontana Montoli, deve fare buona guardia. Si chiude qui il triangolo, Panatti, attenzione, entra in area. Traversone dentro, arriva Saccon a deviare, attenzione, numero 99 della Folgore ancora sul pallone. Pallone per Chiarivate, prova a partire in velocità. La conclusione, e qui Saccon si oppone, mettendo in calcio d'angolo. La battuta dentro! Ribalta lui, o meglio, riporta la Clivese in pareggio dopo l'ennesimo tentativo. E arriva qui il triplice fischio con la Clivense che riesce ad agguantare all'ultimo respiro il pareggio, un 1-1 combattuto.